Abbiamo ascoltato queste bellissime letture, fratelli e sorelle carissime, che questa sera ci invitano a riflettere bene sull'amore gratuito verso il prossimo, perché nella prima lettura siamo nella sezione della lettera ai Corinzi di San Paolo, dove San Paolo esorta appunto i Corinzi a fare una colletta, un'opera di misericordia, per una chiesa povera, la chiesa di Macedonia. Esortando, certamente non a, essendo la misericordia un'opera di misericordia e di generosità, si limita a fare un'esortazione, spiega, non dico questo per farvi un comando, però per mettere alla prova la sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri. Noi abbiamo l'esempio di Cristo, dice San Paolo, che da ricco che era si è fatto povero perché noi diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà. Proprio ieri sera c'era una bellissima sezione del libro di Tobia durante la catechesi biblica, dove l'arcangelo San Raffaele in persona ha fatto un elogio veramente straordinario dell'elemosina, dell'importanza di questa opera di misericordia, sempre molto dolorosa. Io dico sempre che se un'anima non è capace di fare elemosine cospicue, ovviamente proporzionate alle proprie tasche, perché i due spicciole della vedova erano più di 10.000 euro di Jeff Bezos, per esempio, ovviamente, no? Però fino a quando non c'è questo segno, perché quando si tocca il caro portafoglio batte sempre il cuore ed è sempre un'opera molto difficile. Quindi diceva che l'elemosina è importantissima e diceva San Raffaele, chi ha tanto dia tanto, chi ha poco dia poco, ma l'elemosina devono farli tutti, pure i poveri, perché abbiamo l'esempio della vedova del Vangelo. Sapete che ogni tanto mettono ancora dentro le questi monete da 2 centesimi, ma se ci fosse una persona che è poverissima e quei 2 centesimi, oh, conta pure 2 centesimi, il Signore, stiamo tranquilli che ricompenserà quell'opera. Certo, se ce li mette 1 o 2 centesimi per svuotarsi le tasche dalle monete di rame, non è proprio la stessa cosa. Ecco, comunque, questo per quanto riguarda la prima lettura. Poi il Vangelo va ancora più su, perché l'elemosina, vabbè, l'elemosina noi potremmo darla per una buona causa, quindi anche se il Signore ci esorta a mantenerla segreta, perché se la strombazziamo è la fine, abbiamo già ricevuto la nostra ricompensa, però generalmente le elemosine si fanno per una buona causa, i poveri, per le missioni, per far celebrare qualche messa, per le opere sante, ovviamente benedette dal cielo, della Chiesa, eccetera, e altre cose simili. Però quando c'è qualcuno che ci tratta male o che addirittura ci perseguita, salutarlo, pregare per lui, diventano cose un pochino impegnative. Eppure qui, come sappiamo, siamo nella sezione del Vangelo di Matteo, dove Gesù dà il comandamento di amare il nemico. Sapete che amare il nemico, tante volte ho detto, non è un sentimento, perché non ci viene spontaneo, non è che noi ci innamoriamo del nemico, cioè il nemico non è amabile come il nostro Signore o come le persone che ci vogliono bene, no, il nemico, se noi lasciamo spazio ai nostri sentimenti, ci verrebbe, come dire, non da amarlo ma da odiarlo. Ecco, ma il Signore vuole che con la nostra volontà fermiamo questo impeto e infatti ci chiede di fare non opere, come dire, di cuore, ma opere di volontà. Quindi pregate per i vostri persecutori. La preghiera è una scelta. Io so che una persona mi perseguita, mi vuole male, prego dinanzi al Signore facendo un atto volontario e chiedendo per esempio la sua conversione oppure benedizioni per la sua vita. L'amare, cioè il fare del bene, non è fare chissà che cosa, no? Fa un esempio Gesù molto molto comune, dare il saluto, perché sapete, specialmente mi dicono nei paesi, ma sicuramente saranno le madrelingue, è molto facile togliere il saluto a qualcuno che ci ha fatto qualche cosa di storto, non mi saluta più, perché quello è un modo con cui noi appunto manifestiamo i nostri sentimenti, diciamo, quando va bene, di antipatia. No, invece tu dai il saluto a chi ti ha fatto del male, a chi sa, se una persona ha parlato male di te, ti costa salutarlo. È un'opera appunto che costa sacrificio, perché è un'opera volontaria, ma l'amore non è un sentimento, l'amore è un atto della volontà. Pensate a quando due sposi si dicono, si promettono di amare sempre nella gioia, nel dolore, nella salute e nella malattia, no? Non sempre
lo sposo, questo a meno che non uno è particolarmente fortunato, non sempre lo sposo o la sposa sono amabili, delle volte uno con tanta carità li sbatterebbe un pochettino da qualche parte, insomma, quando fanno un po', ma appunto per la promessa fatta davanti al Signore, quando viene da fare questo si fa un bel sorriso, o oppure si esercita un po' di santa pazienza, si tace, si sopporta, appunto perché la volontà corregge gli impeti delle nostre passioni. Questo perché il Signore ci ricorda che l'amore non è semplicemente un sentimento, il sentimento ci viene, ripeto, verso le persone amabili, non c'è niente di più facile che chiamare il nostro Signore, perché è la bontà stessa. Ecco, con le persone che non sono belle come Lui, l'amore pende più dall'essere un atto di volontà che non un atto sentimentale, no? È questo che ci insegna il Signore, e chiaramente per questo darà grandissima ricompensa. È chiaro che questa è un'opera di perfezione. Gesù chiude il Vangelo dicendo: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro Celeste. Il Padre vostro Celeste non è che sui camorristi o i mafiosi, facciamo tutti Italia, quelli della Sacra Corona Unita, poi Andrangheta, abbiamo fatto, cioè, dice, per quelli il sole non sorge. No, il sole sorge per tutti. Il sole sorge per tutti. E quindi noi imitiamo questa magnanimità e condiscendenza di Dio, trattando educatamente, perché questo, mi diceva un caro padre spirituale, è la prima base dell'amore al nemico, anche le persone che sono scortesi, maleducate, che ci hanno fatto magari del male a vari livelli. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.